Purtroppo è nottata l'ennesima disgrazia e c'è stato un crollo di una casa disabitata che ha coinvolto anche case vicine. Abbiamo 5 evacuati. Ecco, per noi non è una grossa novità. Dal 2014 come giunta abbiamo incaricato i nostri uffici tecnici per fare una rilevazione dell'abitazione del centro storico. Conosciamo 51 criticità che vanno da criticità strutturali fino a semplici disagi igienico-sanitari. La struttura interessata rientrava tra le criticità medie e l'ultimo monitoraggio è stato fatto lunedì. Purtroppo prima di poter prendere qualsiasi decisione si è verificato quello che non si sperava. Fortunatamente non ci sono vittime, abbiamo 5 vacati che abbiamo sistemato al momento e poi proveremo dopo i rilievi che faranno sia l'ufficio tecnico sia i pompieri, il genio civile per una sistemazione definitiva. Ecco. Un allarme è che purtroppo spesso si pensa che il centro storico di Loreto ha bisogno di un piano colore, ma invece abbiamo bisogno di un piano di interventi che si permetta sia dal punto di vista delle risorse sia dal punto di vista giuridico, anche perché spesso l'intervento ricade su strutture private, quindi bisogna coinvolgere, non posso dire obbligare, coinvolgere i cittadini proprietari ad intervenire sulle strutture.